Un ben ritrovati a tutti i telespettatori di GRP con questo nuovo spazio di approfondimento dagli studi di Asti. In questa puntata ci occuperemo di cinema e di un giovanissimo regista astigiano, lo qui accanto a me, Valerio Oldano. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per lo spazio. Valerio ha appena realizzato un suo film, Re Nero. L'ho invitato qui per parlarci di questo film che è stato presentato, tra l'altro, lunedì sera a Palazzo Ottolenghi. Valerio, di che cosa si tratta? Che cos'è Re Nero? Allora, Re Nero è un noir, diciamo, viene definito un po' thriller, viene definito un po' noir. In realtà, come voglio fare io cinema, è tutti i generi, c'è un po' di thriller, c'è un po' di storia d'amore, c'è un po' di suspense, però è un super generi. Diciamo che è lo spettacolo dell'uomo, perché Re Nero parla fondamentalmente dell'essere umano, della bellezza dell'essere umano. Possiamo dare qualche spunto della trama? La trama possiamo parlarne vagamente perché Non vuoi scendere nel dettaglio? non scendiamo nel dettaglio, però posso dire della trama che racconta fondamentalmente di una ballerina, di uno psicologo e di uno scacchista, più altri personaggi di contorno, che incroceranno le loro vite sullo sfondo di una Torino onirica. Cosa vuol dire una Torino Una Torino onirica? onirica che, allora, Torino è presente in molti film, è stata vista da molti registi, hanno voluto ambientare in questa città le loro opere. Anche perché, come dicevi tu prima, se si parla di genere noir, Torino Si presta è un molto. ottimo È quasi palcoscenico. una Londra italiana sotto certi aspetti, molto grigia, molto cupa, Austera anche, austera, molto certo. signorile. Sì, assolutamente sì. Però io l'ho voluta raccontare quasi come se fosse un surreale, no? Non ho voluto mostrare troppo la vita torinese, però usare le location fondamentali, Piazza Castello, Piazza CNL, mostrarle con delle luci particolari, con una certa nebbiolina, con una certa fotografia, che ho voluto proprio reinventare l'immagine di Torino. Voglio dare un'immagine di Torino personale, insomma. E poi abbiamo questi personaggi. E questi personaggi. Personaggi sono il personaggio di X, che è un personaggio come X essendo è un'incognita, diciamo così. Inizia da impiegato di una banca, ed è sempre stata una persona sottomessa alla società, ai suoi superiori, e questa cosa gli è sempre andata bene. Però a un certo punto, per un ricordo di infanzia che gli è affiorato, ha voluto cambiare gli schemi, andando contro a molte regole della società, fino ad arrivare a compiere gesti estremi. E di conseguenza, però solo in questo modo qua è riuscito a esprimere veramente se stesso, perché comunque l'essere umano non è fondamentalmente buono, fondamentalmente cattivo. Cioè, secondo il progetto del film, secondo Dipende l'idea, molto dalla dipende situazione. molto dalla situazione, questa è un'idea che voglio dare. E si innamora appunto di questa ballerina, che è la moglie dello psicologo, dal quale va quasi per raccontarsi, come per lasciare una testimonianza di se stesso e del suo ideale, delle sue idee. Thriller vuol dire che c'è anche poi un assassino. Diciamo che ci sono delle scene di questo tipo, ce n'è una fondamentalmente, ci sono le indagini condotte da una giornalista di GRP, tra l'altro. Eh sì, perché qui apriamo una Apriamo una parentesi, parentesi. Valerio e la sua troupe sono stati ospitati negli studi di GRP, negli studi torinesi, proprio per Sì. realizzare qualcuna delle scene del Alcune scene. film. C'è un personaggio che è legato a uno dei protagonisti. Che si chiama Elisabetta e fa la giornalista proprio negli studi di GRP. Abbiamo ambientato la serie del telegiornale per cui lavoro appunto negli studi di GRP che ci sono stati gentilmente concessi. E qui abbiamo girato anche un telegiornale che è presente nel film in cui si racconta di un fatto di cronaca nera che ovviamente fa parte della storia e questa è la collaborazione con GRP. Ovviamente poi ci saranno le varie cose successive, tipo lo trasmetteremo anche per questi canali, no? Abbiamo detto.
Insomma, una collaborazione proficua anche per dar vita a questo progetto che vede coinvolti moltissimi ragazzi, giovani ragazzi, siete quasi tutti dei ragazzi Sì, tra i 20, i fondamentalmente 30 sì. anni, i 35, insomma, volti Dai nuovi. 20 ai 35 anni, sì, eccetto ovviamente per Alessio Bertoli che ha voluto farci un piccolo cameo nel film. Volto noto, tra l'altro, del teatro Esatto, astigiano. sì, uno dei nostri attori Di migliori di punta. punta dell'Astigiano, che appunto ha interpretato molto volentieri questo ruolo, ci ha aiutato anche a Puoi dirci contattare. che ruolo Lui interpreta? svolge il direttore della banca in cui lavora il protagonista, X. Ecco. Sì, è il direttore della banca e poi avrà altre vicende che non si possono dire. Oh, chiaramente cerchiamo di mantenere Certo. questo velo di mistero che tanto fa al film. Volevamo poi sapere, ecco, quanto vi siete divertiti a realizzare questo film? Oh, tantissimo. Io personalmente, perché vabbè, io sono impallinato in questo genere di Quanti cose. anni hai? 21. E 21, quindi appunto, giovanissimo Però come sono regista. 10 anni che pacciocco con la macchina da presa, Ah, caspita, meno. abbiamo proprio. È una passione nata fin Sì, da subito. fin da Ma hai fatto subito. qualche studio apposta? Io sto studiando al momento scienze della comunicazione. Non è esattamente la stessa cosa, non è esattamente il percorso L'università preciso, canonica. però è quello che insegna molte altre cose. Io sono per lo più autodidatta, fondamentalmente. Se non sbaglio, poi hai anche collaborato per la stesura della sceneggiatura. Sì, sì, Il sì, sì. progetto è una tua creatura. È una mia creatura, come soggetto, il soggetto non è mio, il soggetto Ah. dell'attore che interpreta lo psicologo, cioè Luca Turso. Lui è il protagonista maschile assieme all'altro, a X, ed è, diciamo così, lo sceneggiatore, quel mio co-sceneggiatore. Abbiamo scritto assieme il film. Possiamo fare qualche nome del Assolutamente sì. cast? Allora, nel cast abbiamo Luca Turso, appunto, che interpreta lo psicologo. X è interpretato da Alessio Sorce, anche lui è prima La comparsa prima sullo schermo, ma apparizione. prima prova di recitazione, che tra l'altro ha reso molto bene, devo dire. Jasina Enciati, la ballerina, poi ci sono Giampaolo Bekis, abbiamo detto Alessio Bertoli, Erika Colomba, ma io vorrei anche citare chi è stato dietro le quinte con me, che sono Assolutamente. coloro che hanno reso possibile proprio l'effettivo svolgersi delle riprese, che sono Sabrina Pietropertosa, mio produttore esecutivo, Sara Cutruzzola, la mia autoregista, e Marica Romito, il mio fonico, che anche fa proprio il personaggio di Elisabetta, oltretutto il giornalista della Che queste televisione. sono figure indispensabili per la realizzazione Assolutamente di un qualsiasi prodotto televisivo, purtroppo però sì. ce ne se ne Sì. dimentica spesso. Non si vedono, Non si semplicemente per vedono e questo. quindi. E i titoli di coda vengono visti poco spesso Però quando si sono va al tutti cinema. astigiani questi Sono tutti ragazzi. astigiani, assolutamente sì. Tu Sono sei tutti. di Io Asti? sono Asti, sono di Asti, vivo a Montercelli, però mi definisco astigiano perché lavoro, studio in questa città. Ma cosa ti piacerebbe fare da grande? Il regista, naturalmente. E stai studiando per far quello? Certo, assolutamente. Hai qualche mito I al miei quale ti miti, beh, ispiri? ovviamente c'è Dario Argento. C'è Paolo Sorrentino, Terrence Malick, ma anche un vecchio Spielberg e il mito Alfred Hitchcock. Quindi siamo sulla fantascienza Sì, thriller, fantascienza spaziamo in thriller. questo genere. No, io amo raccontare qualsiasi genere. Nei lavori precedenti che ho fatto, che sono pubblicati su YouTube Hai un fondamentalmente, canale YouTube? sì, ne ho due. Ah, diciamoli che magari Ok, qualcuno è interessato. CV2 Production e V-Movies. Cercateci, su V-Movie ci sono i trailer di Re Nero, sull'altro canale tutti i film precedenti adesso. Allora, abbiamo detto all'inizio che il film è stato presentato in prima nazionale, giustamente, a Palazzo Ottolenghi ad Ne ha Asti. fatto l'anteprima a Palazzo Ottolenghi. Com'è andata? Diciamo che salvo la pioggia è andata bene, devo dire, Adesso sì. quale sarà il futuro di Re Il Nero? futuro di Re Nero sarà la presentazione, l'anteprima ufficiale a dicembre, nel contesto o fuori cioè a ridosso dell'Asti Film Festival. Adesso dobbiamo ancora accordarci bene su queste cose, però il mio obiettivo è questo. Comunque sì, la presentazione sarà ad Asti, si presume o in Sala Pastrone o in Sala Rizzi, insomma, queste E cose poi vedremo. pensate E già a poi ci sarà una la distribuzione. distribuzione però entro l'anno prossimo, aprile-maggio, mese più, mese meno, nelle sale italiane, Non ti ho chiesto una fondamentalmente. domanda, ma quanto
avete impiegato a realizzare questo film? Allora, il film è iniziato dalla dal primo soggetto fino alla fine delle riprese, circa da settembre 2011 fino ad agosto 2012. Un bel impegno per ragazzi che studiano, lavoro, siete riusciti a conciliare un po' tutto? Assolutamente sì, abbiamo, dunque, le riprese sono state fatte praticamente uno o due giorni a settimana, con un'organizzazione ovviamente durante tutta la settimana si studiava quello che si doveva fare da un giorno all'altro e poi appunto in questo periodo abbiamo poi girato il film, adesso stiamo in fase di montaggio, di doppiaggio, queste cose qui. Ma perché è necessario doppiarlo? Per alcuni espedienti tecnici, per alcune necessità tecniche per lo più. Faccio un esempio, girare a Torino in piazza Vittorio ha il miglior microfono che esista sul mercato, ma non si sentirà mai niente. Soprattutto con la pioggia, oltretutto, perché era una scena con la pioggia, l'audio è molto compromesso. E poi comunque il doppiaggio per le voci fuori campo, perché c'è tutta una narrazione esterna dei tre protagonisti in voce fuori campo. Te lo chiedo perché penso che l'opera di doppiaggio comunque porti via un po' di tempo. Un bel po' di tempo, sì, assolutamente. Porta via... diciamo che è la fase in cui si crea l'audio, e l'audio è il 50% del film. Allora, facciamo adesso, purtroppo siamo in chiusura, brevemente, come vedi il cinema italiano, come ti piacerebbe dare il tuo contributo? A me il cinema italiano piace molto, io devo dire, a parte i cinepanettoni e le commedie farsesche, che però hanno un loro valore, devo dire, il cinema italiano con Sorrentino, Salvatore, Stornatore, ha dei validi elementi, c'è molta gente dietro, oltre a questi, che non ha ancora il suo giusto risalto, ma a mio avviso lo meriterebbe. Bene, siamo in chiusura, io ringrazio Valerio Aldano di essere stato qui con noi, di averci parlato di Re Nero. Grazie a voi. E ringrazio soprattutto i telespettatori di GRP per averci seguito. A presto.